Ambito interno, il piano di governo del territorio. San Giuliano ha avuto un problema di natura interna, non è un alibi, è una oggettiva, se me ne devo prendere le responsabilità in qualità di sindaco in questo anno e mezzo me le prendo, di organizzazione interna e di criticità da gestire all'interno del settore tecnico. Settore tecnico intendo urbanistica, ma anche attività produttive, lavori pubblici, ambiente, eccetera. Una serie di problemi grossi che hanno portato le poche risorse che avevamo a disposizione sulle priorità. Questo lo devo dire in modo molto tranquillo. Una di tutte la raccolta dei rifiuti, che appena arrivati il primo di ottobre del 2011 non era garantita. Quindi noi siamo arrivati con la comunicazione che il primo di ottobre i rifiuti sarebbero stati per strada. Chiusa la parentesi. Ora è arrivato il nuovo responsabile dell'area tecnica, che ha messo immediatamente la testa su questa cosa e ieri ci ha inviato una relazione con le priorità per modificare il piano di governo, il piano delle regole, il piano dei servizi della città di San Giuliano. Io amo espormi, poi me ne prendo anche la responsabilità. Non sono tempi lunghi quelli che servono per andare in consiglio comunale a modificare il piano di governo del territorio, per andare a limitare il più possibile quelli che sono gli insediamenti sul nostro territorio. Io mi impegno a farlo entro, mi espongo, la fine di febbraio o la fine di marzo, perché ci sono dei tempi tecnici per fare le modifiche specifiche. Il consiglio comunale ovviamente vorrà avere la competenza per discuterne, però se ci impegniamo oggi, che mi impegno qui a venire, come avevo fatto l'anno scorso, a tornare, per rendere atto e rendere conto a voi quello che stiamo facendo, con quella decisione noi andiamo a limitare drasticamente quelli che sono i nuovi insediamenti. Ultimo elemento, ma non ultimo, lo diceva prima, non mi ricordo il nome, Luca. Discutendo, quando dicevo i cittadini devono farsi avanti, perché chi governa non ha tutto all'interno della lampada di Aladino, e quindi se c'è una buona dose di umiltà si parte dal presupposto che ogni contributo positivo e non distruttivo sia utile. Al tavolo con la provincia, quando non riuscivamo a capire come superare l'ostacolo del come facciamo a dire che queste aziende qua non le vogliamo se la legge non ce lo permette, allora abbiamo iniziato a ragionare su come avvengono i controlli. I controlli avvengono con cerchi concentrici, i controlli preliminari ovviamente, avvengono con cerchi concentrici che puntano il centro sull'azienda e in base al rischio che quell'azienda ha, la faccio semplice ma per capirci, fa dei cerchi concentrici di 100, 200, 300, 400 metri e dice a meno di 300 metri non deve esserci questo, almeno di 500 non deve esserci quest'altro. E siamo andati a vedere quali erano i criteri. I criteri non accomunavano le zone residenziali, cioè dove la persona abita, e poi metteva le zone residenziali a un limite molto, molto vicino, quindi molto lontano, quindi non potevano essere vicine alla zona abitata però, quindi il borgo di Sesto Teriano e il borgo di Civese. E ci siamo detti, ma perché la zona ad alta densità di popolazione, quindi di vita, un centro commerciale per esempio, dove ogni giorno circolano migliaia e migliaia di persone, non è avvicinato o accomunato alla zona abitativa? Perché se la zona abitativa ha un vincolo forte, perché si parte dal presupposto che delle persone stiano lì in modo permanente, perché la zona ad alta densità commerciale no? Questa cosa che è venuta fuori al tavolo, così l'abbiamo buttata sul tavolo alla provincia, è diventato un punto fermo, cioè un nuovo criterio, ma che a quel punto può essere utilizzato anche non contro la normativa europea, da proporre a livello più alto. Quindi su quel, paradossalmente quello che voglio dire, dal confronto è nata una proposta molto valida e molto intelligente che, visto il problema della normativa europea, è andata ad aggirarlo, è andato a trovare una soluzione concreta, perché quella è una soluzione veramente concreta. Voi pensate a quante persone abitano a Sesto Teriano e a quante persone girano tutti i giorni all'IKEA. È impossibile che, se il principio è quanto danno può creare un incidente in base al numero di persone che vi gravitano intorno, è impossibile che la zona residenziale non sia avvicinata o accomunata alla zona commerciale. Bene, questo è venuto fuori dai tavoli che stiamo facendo, e lo abbiamo proposto sia alla provincia, che poi lo porterà in regione,
e noi lì staremo a vigili perché la provincia continui quel percorso, sia a livello locale sul piano di governo del territorio. Quindi questo per quanto riguarda il percorso di questo argomento, che noi vogliamo chiudere nel più breve tempo possibile. Per quanto riguarda ciò che compete noi, io lo ripeto, entro, qui c'è anche il Presidente del Consiglio, entro la fine di marzo l'amministrazione farà una proposta che metterà a disposizione del Consiglio Comunale e poi il Consiglio Comunale la integrerà, la modificherà, perché entro la fine di marzo questo discorso sia chiuso. Segnatelo, notaio, io lo sto dicendo. Questo per quanto riguarda la situazione sicurezza relativo al discorso dal quale è nato il comitato. Però il comitato è utile anche per tutta un'altra serie di elementi che adesso sicuramente svisceremo, non li tiro fuori io, li lascio che escano fuori da voi perché conosciamo. Però attenzione, potenziate il comitato, rendetelo, il comitato inteso come il gruppo di cittadini che si mettono a disposizione, perché per noi è utile avere occhi e orecchi sul territorio. È molto meglio, di qua non c'è la presunzione di dire le sappiamo già queste cose, se le sappiamo molto bene, ce le ripetete, non guasta mai. Quindi potenziatevi da questo punto di vista per continuare, perché la strada è veramente quella giusta. Adesso siamo andati a Zivido, andremo a Zivido e diremo esattamente la stessa cosa. Per quanto riguarda il tema dei servizi, a Civeso manca un medico curante, una farmacia e un luogo per i giovani che non sanno dove passare dopo scuola. E lo stesso per Sesto. Per quanto riguarda invece l'ultimo punto, che è l'ecourbano, la zona industriale sia di Civeso che di Sesto si presenta in uno stato pietoso. Le strade a marciapiede sono da rifare, in alcune zone manca anche l'illuminazione. Parliamo anche dei parcheggi di Civeso, che sono tutti privi di segnaletica orizzontale. La videosorveglianza, che è una cosa importante, mettiamolo queste telecamere, sia a Sesto che a Civeso, è un deterrente, cerchiamo di farlo, però in brevi tempi, non è un anno, due anni, tre anni, cerchiamo di farlo. La prima cosa che vorrei fare, penso sia doveroso per tutti i cittadini di Sesto e di Civeso, è ringraziare il comitato. Io penso che dimostrato una serietà, una professionalità, una conoscenza che non è da molti. Quindi presumo che l'impegno di sacrificare il tempo, di cercare la documentazione, di informarsi, hanno permesso a noi questa sera di avere maggiore conoscenza e capire molto meglio la situazione del nostro territorio. E questo appunto io, sia come cittadina di Sesto Ulteriano, e anche per quello che riguarda il ruolo pubblico, vi ringrazio. Questo non vuol dire, come è stato detto prima, che dobbiamo passare ad altri. Dobbiamo soltanto dire che dobbiamo avere un'attenzione maggiore per qualcuno che ogni tanto ci ricorda, parlando come in questo caso referente e come consigliera, che proprio qualcuno ci deve ricordare di essere un pochino più concreti, di non fare voli pindarici, ma di guardare le problematiche che veramente rischiano di creare grossi problemi sul territorio. Una domanda che volevo fare, ho sentito prima, è stato detto, ed è molto importante, quindi mi ha fatto sorgere questo dubbio, e quindi chiedo la conferma. È stata consegnata una mappa non reale, quindi non di rete veritiera. Io sono stupita. Una mappa adattata. Ecco, ho capito. Cosa vuol dire allora? Che avviene un'azienda, chiede la documentazione che viene consegnata è datata. Come si può dare il permesso su un documento che è datato? Ce lo domandiamo anche noi. Questo è una, penso che sia importante, perché altrimenti vuol dire che questo rischio ci poteva essere ancora, ci potrà essere, e la cosa più importante è evitare che ci sia ancora questo rischio. Capire la motivazione per cui si è arrivati a questo rischio. Ed è importante perché vuol dire avere attenzione su questo. Quando la politica si occupa di problemi veramente seri, penso che abbia buon senso di mettere da parte colori e tutto altro. L'abbiamo visto in Consiglio Comunale. Tutti quanti i rappresentanti politici hanno raggiunto lo stesso obiettivo, quindi quando vogliamo riusciamo a lavorare molto bene, poi c'è il gioco delle parti, ci sta, ma in questo caso siamo tutti
si può dire quasi tutti di San Giuliano Milanese. Di conseguenza è il nostro interesse metterci la professionalità, richiedere l'attenzione sulle cose che vengono fatte e rappresentare, perché è un nostro dovere, quelli che sono i nostri concittadini. Quindi molte volte la cosa importante è non dimenticare. E quindi io chiedo, visto che abbiamo anche una scadenza che è stata data questa sera dal sindaco, che è il 30 marzo 2013, l'impegno di tutti i rappresentanti presenti questa sera, politicamente attivi nel Consiglio Comunale di San Giuliano Milanese, di adoperarsi perché questa scadenza venga rispettata e soprattutto adoperarsi che le cose vadano avanti, perché ci si partecipa veramente e si dia del contributo, perché il risultato poi lo portiamo a casa tutti.